Ciao a tutti ragazzi, sono Follower JBF. In questo rarissimo video in lingua italiana vorrei parlare dell'Erasmus e in particolar modo delle ragioni per cui tutti voi dovreste farlo. Io ho fatto l'Erasmus in Bulgaria, anzi sono tuttora in Erasmus anche se mi manca appena un mese purtroppo, mi viene già da piangere. Vabbè, in Bulgaria appunto è un paese snobbato da praticamente tutti gli studenti in quanto nessuno vuole andare in Bulgaria, non si sa bene perché, troppi pregiudizi. In realtà è un paese bellissimo, interessantissimo e sono perfettamente soddisfatto di essere qui e di aver fatto questa scelta. Bene, vi voglio parlare quindi dei vantaggi e di tutto ciò che c'è di positivo dietro l'Erasmus. Materie che magari non sono offerte, come potrebbe essere una lingua particolare, regionale, minoritaria, piuttosto che esami di cultura, esami di letteratura o di altre materie che appunto non sono offerte nel nostro piano di studio italiano. Grazie al progetto Erasmus vi troverete ad affrontare la quotidianità con persone da altri paesi europei e non solo. E questo vi permetterà di farvi una rete di amici internazionale. Creerete legami che dureranno nel tempo e anno dopo anno, terminato l'Erasmus, avrete comunque qualcuno da andare a trovare nel suo paese natale. Ebbene sì, l'Erasmus vi permette anche di responsabilizzarvi. Infatti vi troverete a gestire la vostra casa, il vostro appartamento, la vostra stanza di dormitorio da soli, senza genitori, senza nessun adulto che vi dice cosa dovete fare. E anche questo, credetemi, vi dà una certa libertà, ma appunto vi dà anche tanta responsabilità. Tornate a casa dopo lezione e dovete cucinare, dovete pulire, dovete stirare, dovete lavare, non è mai finita. L'Erasmus si potrebbe riassumere soltanto con questo termine, sperimentare. Infatti con l'Erasmus farete un miliardo di cose nuove, visiterete posti nuovi, farete attività nuove, conoscerete gente nuova, parlerete una lingua nuova, conoscerete una nuova cultura, eccetera, eccetera, eccetera. Vi troverete immersi in tutto ciò che è nuovo. E qui appunto potrete sperimentare cercando di dare il meglio di voi stessi. Erasmus significa anche essere autonomi. Vi troverete a fare scelte che nessuno vi contesterà, soltanto voi potrete scegliere che cosa fare, che cosa volere, dove andare, cosa studiare, cosa fare di qui, cosa fare di là. E questo è legato sempre al tema della responsabilità e vi farà sentire senz'altro più adulti. Si dice che fare l'Erasmus è un vantaggio anche nel mondo del lavoro. Beh, io per il momento sono ancora uno studente, quindi questo non ve lo posso garantire, però so di tanti studenti che effettivamente hanno fatto l'Erasmus e che poi hanno trovato lavoro con facilità. Dopotutto, per un datore di lavoro, leggere nel curriculum di un giovane che ha passato un periodo di mobilità all'estero rappresenta un dato aggiunto, in quanto significa che il soggetto è disposto a viaggiare, è disposto a trovarsi in situazioni nuove e sa districarsi bene. Il fatto di trovarvi con amici internazionali che vengono da ogni paese, da ogni luogo di questo mondo, vi permette di confrontarvi con la diversità. La diversità di lingue, la diversità di religioni, la diversità di stili di vita, la diversità di comportamenti anche, perché no? Vi troverete ad essere più tolleranti semplicemente, perché scoprirete che il mondo è veramente vasto e che tutto ciò che rappresenta la vostra quotidianità è soltanto una delle mille quotidianità che esistono.
ma l'Erasmus significa anche conoscere di più se stessi. Questo è una cosa molto importante perché vi permetterà di capire meglio quello che vi piace, quello che volete fare nella vita, non solo nel presente ma anche nel futuro. Ma l'Erasmus vi permette anche di fare pulizia nel campo delle vostre relazioni sociali. Infatti, stando via per un lungo periodo, capirete chi è importante nella vostra vita e chi invece non lo è. Vedrete gente che vi scrive, gente che invece magari erano i vostri migliori amici d'infanzia ma non si fanno neanche vivi e cose di questo tipo. Vi permette quindi di capire a fondo le persone che ci tengono veramente a voi. Un altro grande regalo di questo periodo di mobilità sarà quello di aprirvi gli orizzonti. Vedrete appunto che il mondo è immensamente più grande di quello che credete, che la vostra quotidianità è veramente limitata, in quanto ogni giorno, ogni singolo giorno, la gente vive negli angoli più disparati di questo pianeta e per quanto possa sembrare una cosa ovvia, magari direte, ma va, in realtà non è così ovvia se non la vivete con i vostri occhi. Durante il vostro periodo di mobilità all'estero potrete cambiare la vostra routine totalmente, potrete fare cose diverse e questo è un grande vantaggio anche dal punto di vista psicologico, in quanto il vostro cervello ha bisogno periodicamente di rinnovarsi, di adattarsi a nuove situazioni e non c'è nulla di più stimolante di questa esperienza. Insieme alla possibilità di vincere le vostre paure e la vostra timidezza c'è anche la possibilità, che non è una possibilità ma è una certezza, di aumentare la vostra autostima, in quanto vi troverete ad affrontare una situazione nuova dall'inizio. In sostanza vi creerete una vita nuova partendo da zero, come se foste rinati una seconda volta, non conoscete nessuno e alla fine del vostro periodo qui in Erasmus vi troverete con le lacrime agli occhi salutando tutti i vostri nuovi amici, le vostre nuove conoscenze e beh, vi fa sentire... Sostanzialmente l'Erasmus capita una sola volta nella vita o comunque può capitare due volte perché si possono fare sei mesi ad esempio in due diverse occasioni, ma comunque durante il vostro periodo di studio universitario, pertanto conviene approfittarne finché siete in tempo. Ultima ragione, ma forse la più importante di tutte, l'Erasmus è per poche persone. Non è per tutti, in quanto per accedervi serve una selezione e poi appunto è soltanto per chi studia in ambito universitario. Per cui chi viene preso deve sentirsi fortunato, assolutamente. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che sia stato interessante, vi abbia dato qualche spunto per fare domanda e partire anche voi in Erasmus. E vai, continua a cadere. E se avete altre domande, ovviamente non esitate a chiudere nei commenti.